Un mattone poggiato davanti l'ingresso del municipio come simbolo di protesta per i lavori annunciati ed ancora cominciati presso l'ospedale San Massimo di Penne. Sono tornati a protestare in maniera del tutto pacifica i rappresentanti del Comitato Cittadino di Lotta per la Sanità Vestina guidata da Gabriele Frisa, esponente di Rifondazione Comunista. Sono tagli che si consumano ormai da 20 anni, ma questa amministrazione di centrodestra sta facendo tutto il contrario di quello che promette. Ricordo che a maggio dell'anno scorso sono venuti qui, mezza giunta regionale, a prometterci che riaprivano i reparti, che ad aprile, che a novembre partiva il primo mattone. Poi sono venuti, pensate un po' voi, a novembre l'anno scorso a dirci le stesse cose. Il futuro candidato sindaco alle prossime elezioni ha portato in piazza un altro tema caldo che nelle ultime ore sta destabilizzando il nosocomio vestino, ovvero il provvedimento della ASL di Pescara di non mettere a disposizione i medici per il reparto di medicina, ma solo reperibilità a causa della necessità di far smaltire le ferie al personale. Il reparto medicina, per esempio, manda il medico notturno e c'è solo il medico, tra virgolette, reperibile. Quindi chiediamo un'inversione di rotta totale e mi stupisce che anche i nostri amministratori non dicono niente o quasi niente, sono scomparsi totalmente da questa battaglia dell'ospedale di Penne. Centrodestra e centrosinistra, PD e Lega, sono accomunati dal fatto di dire tante belle parole, ma poi accodarsi al carro dei cosiddetti neoliberisti, che è una parola che sembra complicata, ma significa semplicemente far arricchire i ricchi e rendere più poveri i poveri. E quindi continuare a tagliare la sanità pubblica, che è l'unica che ci salva la vita, come il Covid ha dimostrato, per favorire, i privati, impoverire le zone interne, e continuare a distruggere i diritti sociali acquisiti negli anni da tanti cittadini che diventano cittadini di serie B perché vivono in posti dove poi non ci si può curare.